Siamo alla 15ª edizione, questi eventi richiedono passione, lavoro, non è facile organizzare, soprattutto con i tempi che corrono. Stiamo subendo una crisi economica, diciamo, disastrosa, quindi reperire fondi per organizzare questi eventi non è facile, però sono 15 anni che andiamo avanti e continueremo fin quando nostro Signore ci dà la forza, ecco, di andare avanti. Cosa dire? Quest'anno l'evento ha una novità. Abbiamo accolto all'interno di questa manifestazione l'azione Parkinson Ciociaria, che è un'associazione che si occupa di tutte le persone affette dalla sindrome di Parkinson. Come sapete, sono 15 anni che diamo spazio ai diversamente abili e quest'anno appunto ci siamo consacrati a dare visibilità a questa manifestazione e soprattutto a questa associazione che merita. Ciò però non vuol dire che non diamo ascolto e non diamo, diciamo, un'accoglienza anche alle altre associazioni. Ci saranno comunque numerosi ragazzi Down e altre associazioni locali, associazioni sempre, diciamo, nel mondo del sociale. Sappiamo tutti che questo è un momento un po' particolare della vita di questa città. A breve ci saranno le elezioni. Io voglio lanciare un messaggio solenne. Poco importa chi avrà in mano le redini di questa città, mi auguro che coloro che saranno nel Palazzo Comunale dopo il 5 giugno capiscano l'importanza di un evento simile, perché qui non si fa politica, oggi questa non è politica, oggi qui c'è sport e solidarietà. Non voglio peccare di presunzioni, ma questo è uno degli eventi più importanti che si fa nel centro-sud, anche alla vista dei premi che mettiamo, la dotazione in denaro che mettiamo. Qui la prima società oggi si porta a casa 2.000 euro, la seconda 1.000, la terza 800, 700, saranno premiate le prime 10 società. In più del primo atleta maschile assoluto, e so che ci sono atleti di spicco di livello mondiale, c'è cioè addirittura un atleta che corre 10.000 in 28 minuti, quindi a lui andranno 500 euro e 500 euro alla femminile che vincerà la gara. Le mie felicitazioni e la mia gioia di vedere queste espressioni di solidarietà che concretamente si fanno prossimità, e siamo anche nell'anno della misericordia, si fanno prossimità a tanta gente, ma soprattutto a chi potrebbe risultare escluso e che invece viene incluso e, ripeto, il proprio limite diventa un valore aggiunto alla partecipazione e non un impedimento. Penso ai malati di Parkinson, come i Down l'anno scorso, e anno per anno l'associazione guidata da Antoine Tortolano cerca di includere questi segni espressivi di una società sana, robusta, che non è a settori, non vive la settorialità delle proprie, dei propri interessi, ma l'universalità di un'aggregazione sana, forte e che diventa un messaggio di rinnovamento del nostro tessuto che necessita non dell'individualismo che spesso separa e divide, ma di una partecipazione che include e fa crescere tutti insieme.